13 anni fa Susan Leyland, che già era una scultrice bravissima, ed io, che dipingevo già da un bel po' di anni, abbiamo fatto una mostra insieme nel centro di Firenze, in una bellissima serra antica, e abbiamo avuto molto successo. Io sono una colorista, una pittrice piuttosto astratta, che però prende spunti, ispirazione, forse sia dalle sue emozioni, sia forse dai ricordi, non dico preistorici, ma comunque della mia preistoria, della mia infanzia passata in Africa, e dunque lungo il mare ho conosciuto i deserti. Mi rendo conto che per me l'orizzonte, lo spazio è importante, come è molto importante l'altezza del cielo. E su tutti i miei dipinti, ma anche le fotografie, metto più cielo che terra. Ecco, adoro il colore e la mia forma di espressione. Non so mai quello che farò prima di incominciare un quadro, assolutamente mai. E dunque il quadro nasce quasi con me, no? Ogni volta è una scoperta mia, anche sono sorpresa. Credo che ogni artista esprime qualcosa e trasmette qualcosa nelle proprie opere. Per me e qualcosa è venuto fuori dalla cretta quando ho iniziato, 10-15 anni fa. E solo dalla cretta veniva fuori la mia passione, che poi il cavallo per me è la libertà, l'aria. È una cosa che va oltre un animale, è qualcosa di magico. E perciò credo che per me, nella mia scultura, è andato al di là del cavallo stesso, è diventato un modo di esprimere i miei sentimenti, che sono sempre vari, possono essere pieni di amore, dispiacere, libertà, voglia di vivere, tristezza. Però la stessa scultura, tutto il blocco, che c'è un blocco, era un momento della mia vita quando le persone sono state molto vicine, questo corazzo di amore che mi hanno dato le persone. Un altro su una lunga base dove il cavallo guarda lontano, cominciava a uscire di questo momento difficile e vedere un po' più lontano. E altri sono consolazione a volte del mio marito, o l'affetto, l'amore, o altri sono la solitudine, la statuesca in forma immobile, molto rigorosa. Perciò, ripeto, per me è la mia anima che esce quando faccio una scultura.